Salve a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Allora, parlo a bassa voce perché voi non avete idea di che cazzo di ore siano mentre sto registrando sto video. E devo parlare assolutamente a bassa voce. Comunque, ci sono i sorteggi di Europa League e di Conference. Senza farlo apposta, ho due ciotole, un arancione, Europa League, una verde, Conference. Non ci sono paletti, quindi entrambe, cioè sia in Conference sia in Europa League possono beccarsi tutte tra di loro, tutte ci possono essere anche i derby tipo la Roma che può beccare la Juventus, per fare un esempio. Ok, iniziamo dalla Conference. Vediamo chi pescherà la Fiorentina e anche tutti gli altri accoppiamenti. Allora, Lech Poznan. Lech Poznan che affronterà il Nizza. La Z Alkmaar che ha eliminato la Lazio. Contro il West Ham che è la favorita per la vittoria finale. Prossimo il Ghent che può pescare anche l'Anderlecht, sarebbe un derby belga. Non ci credo, proprio l'Anderlecht. Di conseguenza dovrebbero mancare le ultime due. Il Basilea e la Fiorentina. Ok, allora, beh, secondo me la Fiorentina può farcela. Ha evitato il West Ham, ha evitato anche il Nizza che non è proprio facilissima e anche la Z Alkmaar che comunque ha giocato bene con la Lazio. Tra l'altro, piccolo, diciamo, excursus per Arthur Cabral che affronterà la sua ex squadra. Ok, questa è la Conference. Ora iniziamo con l'Europa League, vediamo anche quindi per Roma e Juventus che sono le altre italiane rimaste e per tutte le altre, vediamo. Bayer Leverkusen, ecco, questa è abbordabile, però è pur sempre una squadra tedesca, quindi non è così facile affrontarla. Se fossi l'italiano magari spererei di pescare altro, anche se ci sono squadre più forti del Bayer Leverkusen. Sporting Lisbona che ha eliminato ai rigori l'Arsenal. Una bella partita comunque. Vediamo, vi ricordo che si possono pescare anche appunto Roma e Juventus, senza farla apposta. Juventus, contro, vediamo l'avversaria dei bianconeri che passano questo turno eliminando il Friburgo. Gli va di lusso alla Juventus, becca l'Union Saint-Gillois.
il Feyenoord, che si riproporrà magari la finale di conference dell'anno scorso? Vediamo. No. Siviglia. Ok. E quindi di conseguenza, ragazzi, sono rimaste due. Mi dispiace per i miei amici romanisti. Manchester United, Roma, rievoca pessimi ricordi per i giallorossi, però questo è il decreto dell'urna di Ponte San Nicolò. Quindi, ricapitolando, allora, per la Conference League, Lech Poznan, Nizza, AZ Alkmaar, West Ham, Ghent, Anderlecht, Basilea, Fiorentina. Per quanto riguarda l'Europa League, Bayer Leverkusen, Sporting Lisbona, Juventus, Union Saint-Gilloise, Feyenoord, Siviglia e Manchester United, Roma. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Oggi ci sono i sorteggi, quelli veri, vediamo quanti ne ho azzeccati, farò il video per quanto riguarda i sorteggi di Champions, di Europa League e di Conference. Ditemi un vostro pronostico e ci vediamo più tardi appunto per i sorteggi, quelli reali. Buongiorno a tutti ragazzi.